Sfortunatamente la guerra è una delle attività che frutta più soldi. Negli Stati Uniti, per esempio, ogni anno si spendono più di 600 miliardi di dollari nell'esercito, sfiorando quasi 700 nel 2019. Pazzesco! Il secondo paese che spende di più è la Cina, con soli 177 miliardi. La differenza è enorme. Proprio con questo denaro vengono create tecnologie future da utilizzare nei campi di battaglia. Prima di tutto, ciao dal vostro top tenner di quartiere, parleremo quindi anche oggi di cose che quasi sicuramente non avete mai visto o avete sentito. Credo, eh. Beh dai, spero, così non avrò detto una cavolata. Se siete seduti o sdraiati o seduraiati, cominciamo il prima possibile. Adaptive. Ricordatevi che i nemici non possono colpire ciò che non vedono, per questo alcuni supereroi hanno i veicoli mimetizzati alla perfezione. Lo stesso vale per i militari nel mondo. Il sogno di tutti i soldati è diventare invisibili per non farsi beccare, è una sfida dura. Molte sono le tecnologie che si stanno sviluppando in questo campo, ma la più avanzata e conosciuta sembra sia l'Adaptive, di un'azienda chiamata Biosystem, una società inglese nel settore aerospaziale e nella difesa. Sono praticamente dei piatti esagonali che possono essere attaccati ovunque, formando tipo degli alveari. Una volta installati, sono in grado di trasformare l'oggetto in qualunque cosa, nel senso che trasmettono delle immagini. Una parte dell'ambientazione oppure in un altro veicolo completamente diverso, qualunque cosa davvero. Sì, esatto, più che mimetizzare però è una trasformazione. L'unico difetto è che nasconde solo dai radar a infrarossi, quindi la notte il nemico non riuscirà mai a capire cosa sia, di giorno non ha una grande utilità. Ma stanno perfezionando il tutto per fare in modo diventi qualcosa di ancora più spettacolare. CV90120 T-Ghost. Non è un codice fiscale o il PIN di qualche bancomat, ma un carro armato molto particolare. Fa parte di una serie svedese molto conosciuta dalle parti, ma questo in particolare è diverso. È stato creato con le placche dell'Adaptive, il sistema di mimetizzazione di cui parlavamo prima, e quindi può sparire dai radar infrarossi notturni. Per di più, nonostante le dimensioni, in grado di andare abbastanza veloce e sorprendere chiunque. Il design è molto futuristico e sembra uscito tipo da Blade Runner. Laser. Potrà sembrare una cosa da fantascienza, ma non lo sarà. Già da 2 anni prima di oggi, il governo statunitense sta pensando di creare armi laser. Come se già ora le guerre non fossero abbastanza pericolose e piene di armi in grado di far qualunque cosa. L'azienda di aerei Boeing sta collaborando ancora con l'esercito per creare un intero veicolo dotato di armi laser. A quanto pare questo genere di armi è più conveniente e meno difficile da utilizzare. I laser possono sparare più raffiche insieme nello stesso momento. Sarà così? Beh, per ora non c'è nulla di certo, ma sembra essere proprio il futuro che attende i soldati sul pianeta. Hulk. Non nel senso che spareranno raggi gamma in faccia a qualunque persona per farlo diventare un Hulk, ma stiamo parlando in questo caso di un esoscheletro, alimentato idraulicamente creato dalla ESCO Bionics. In questo modo potranno aumentare la forza di tutti i soldati in modo drastico, aumentandone così velocità, mobilità e forza. Il design è fatto apposta per permettere al soggetto di indossarlo senza troppi problemi. Forse tra qualche anno sarà pronto per i primi test in un campo di battaglia vero e proprio. Sarà il primo passo verso i super soldati. Fucile di arresto del personale e di risposta alla stimolazione. Ho fatto fatica a finirlo. Non sapevo come abbreviare il nome perché prendendo le iniziali viene fuori una roba tipo... Sì, insomma, avete capito. A prima vista sembra uscita da qualche film sugli alieni, ma esiste davvero. Non è però un qualcosa che devasta intere città con un colpo solo, bensì un prototipo di laser abbagliante non letale. Disorienta il nemico colpendolo con un fascio laser di bassa intensità che acceca per pochi secondi. High MEMS. Vabbè, non parliamo di meme. Come sappiamo, gli Stati Uniti sono in grado di utilizzare qualunque cosa per la guerra. I progressi tecnologici sono impressionanti e anche gli insetti tra un po' saranno mini soldati. Il programma HIMEMS parla di trasformare appunto gli insetti installando componenti elettronici ai loro muscoli e al loro cervello per radiocomandarli. Già adesso sono state addestrate delle api a ritrovare le mine sui campi di battaglia, immaginate in futuro! Sembra molti siano i test anche sugli animali per renderli veri e propri cyborg. Cioè, praticamente da adesso in poi il governo ci potrà spiare con gli insetti. Electron. Non è un supereroe, no, mi dispiace. Nella storia non sono tante le compagnie a cercare di lanciare cose nello spazio. Una delle più famose è Rocket Lab, che sta sviluppando un razzo piccolo ed economico per trasportare satelliti di dimensioni altrettanto piccole nello spazio.
Anche loro vorrebbero rendere i viaggi spaziali una normalità. Forse si cercherà anche un impiego in campo militare, grazie proprio alle dimensioni ridotte di questo razzo. Con questo concludiamo questa piccola classifica. Ci sarà anche il coronavirus in giro, ma che dire, piuttosto che allarmarvi, che ne dite di guardare video su YouTube anche sul mio canale di gaming? Molto presto altre live, quindi ricordatevi di iscrivervi e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.